Ciao a tutti dallo Spolab. Oggi sono molto contento perché sono riuscito finalmente a realizzare il LED ring per la mia macchina fotografica Lumix. Ok, eccolo qua. E funziona, eh? Ok? Ora, andiamo a vedere tutti i passaggi per la sua realizzazione, dopo la sigla. Come si fa il canale di YouTube di successo? Che ci vuole culo. L'ultimo video del LED ring che ho fatto, ho modificato il jig per tenere lo smartphone sul piano di lavoro per fare le riprese. Jig ampiamente utilizzato per fare il video che state osservando ora, dove l'oggetto è invece un LED ring, scusate, da installare sulla macchina fotografica. Ho realizzato questo supporto. Ho utilizzato lo stesso array utilizzato là, oppure quello utilizzato nel primo video, la stessa tipologia, e ho realizzato un disco sempre recuperato di MDF, anzi in questo caso è di Faesite. Poi un disco di plexiglass, recuperato, anche questo è un ritaglio da buttare, tagliato fuori con uno strumento un po' strano, che okay, no? Praticamente sostituisce la segatazza, è fatto per i metalli, però è un oggetto notevolmente pericoloso e va usato con molta cautela. Nasce per i metalli, sulla plastica in genere, girando poi scalda la plastica, la fonda, insomma è un po' antipatico. Poi è stato tutto carteggiato con molta calma, perché ripeto, la plastica poi si surriscalda, e poi con la segattazza stesso procedimento, anche lì bisogna stare attenti che si surriscalda. Ho fatto il buco centrale, tutto praticamente con la stessa misura del LED array, utilizzando anche i buchi del LED array dove sono state portate via le calamitine che non servono più. Le utilizzerò per qualche nuovo progetto più avanti, ne ho uno in mente, e al posto delle calamitine le viti, così che praticamente abbiamo un supporto a sandwich praticamente. L'alimentazione c'è un driver insieme a questo LED array, che costa pochissimo, costa nemmeno 6 euro dal cinesone. Qui dentro questa vecchia scatolina ho installato praticamente il driver, così che c'ha la sua bella spina e zacca. Come vedete, funziona. Questo basamento qua di legno, sempre rimediato rigorosamente, non si butta via mai niente, eh? Qui abbiamo la classica vite da tre quarti delle macchine fotografiche. Le macchine fotografiche hanno questo bullone che non si è dato, bullone che non si è mai capito perché deve essere imperiale, col passo imperiale non metrico decimale, non si è mai capito. Ecco, la macchina fotografica abbiamo tolta e questa serve così come insieme. Per il supporto. Ho già predisposto questo per metterci un eventuale stand, ma anche se questo poi è nato in realtà per tenerlo in mano, e quindi già va bene così. Eccolo qua. Oddio, i LED ring si comprano già belli che fatti dal cinese, ne trovate quanti ne volete, addirittura pure i cavalletti con tutto il LED ring, anche più grande, insomma. Per carità, però a noi ci piace costruirle le cose e ci piace farle come ci viene, insomma. Eccolo qua. Sono molto soddisfatto di questa realizzazione, eh? Molto più soddisfatto della penultima che ho fatto. Bene, signori, vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video. Ho già delle idee e vediamo un po'. Se la temperatura non salirà troppo, a breve avremo un nuovo video. Grazie, ciao a tutti, e iscrivetevi al canale sempre. Ciao, ciao.